Ieri sera, mentre c'erano 2 gradi, sono sceso nel box pronto a bestemmiare. Mia mamma mi aveva chiesto di cercare le grucce per la lavanderia. E mentre ovvi stavo nella confusione più totale, alla ricerca della gruccia perduta, mi sono imbattuto. No, non ci credo. Ma siccome non si vedeva un c***o, sono andato ad accendere la luce. Raga, era proprio lui, il mezzo che non vedevo da anni. Il classico bolide dimenticato in anni di polvere nei garage italiani. È lui, è proprio lui. Così, accompagnato dalla forza del signore, mi sono fatto largo tra le luci e l'ho tirato fuori. Raga, ma che cosa ho ritrovato? Quando ero piccolino, mentre ero in vacanza con i miei genitori in Corsica, da bravo bambino capriccioso che ero, avevo visto in una vetrina di un rivenditore di moto d'acqua sto monopattino a motore. Io al tempo che ero veramente fuori per tutto ciò che aveva un motore, perché mio papà mi faceva guidare in go-kart, mi faceva andare in moto, eccetera, quindi qualsiasi cosa aveva un motore per me era devo averlo. Facendo gli occhioni dolci a mio papà, ero riuscito a convincerlo a comprarmelo. Peccato che poi per niente non l'ho mai usato. Io mi ricordo che sto coso ha una potenza devastante, va fortissimo e c'è il rischio che te lo tiri in testa in 2 secondi. Così mi sono messo a controllarlo per provare ad accenderlo, ma proprio in quel momento mi sono accorto che qualcosa non andava. Ok raga, la situazione è un po' più complicata di quello che credevo. Ho trovato filtro rotto e i tubetti che portano la benzina al carburatore sono completamente secchi. Appena li tocchi si rompono. Mi sa che devo rivedere un po' i miei piani. Così sono tornato in casa e dopo una ricerca estenuante ho trovato quello che mi serviva. E siccome il mio obiettivo è spendere il meno possibile per riparare sto benedetto monopattino, sono andato direttamente sull'Etishops. Infatti l'Etishops è un ecosistema che vi permette di guadagnare cashback su tutti gli acquisti che fate. E attenzione, è qui che viene il bello. È completamente gratis. Come funziona? Andate sull'Etishops direttamente sul browser, oppure vi scaricate l'app che è gratuita. Nella barra di ricerca cercate il negozio che state cercando, schiacciate semplicemente vai al negozio e lui automaticamente in pochi secondi vi reindirizzerà sul negozio che avete scelto. Voi fate il vostro bel acquisto e poi vi ridanno indietro dei soldi. Io avevo bisogno del filtro dell'aria e dei tubetti della benzina, come insegna il buon Paki, tutte queste stupidate si comprano su AliExpress, e grazie al T-Shops mi torna il 5% dell'acquisto che ho fatto in denaro, ragazzi, in soldi veri che avrai poi disponibili sul tuo account di T-Shops, che potrai avere indietro tramite un semplice bonifico. L'acquisto che ho fatto era una stupidata, ma raga, se lo utilizzate per tutti i vostri acquisti, capite che vi tornano indietro un sacco di soldi. Ci sono più di 3000 negozi sul sito, e non negozietti qualunque, ci sono per esempio Media World, Foot Locker, Leroy Merlin, i principali siti di prenotazione hotel e viaggi. Il servizio è completamente gratuito. Chiaramente vi lascio il link di Letyshops in descrizione, e occhio perché c'è anche la sezione invita un amico per guadagnare ancora di più. Qualche giorno più tardi mi vengono finalmente consegnate le cose che avevo ordinato. Mi è arrivato tutto quello che ho ordinato, adesso mi improvviso meccanico e vediamo se riusciamo ad accendere sto coso. Prima di tutto ho provveduto a togliere ciò che era rimasto del vecchio filtro dell'aria. Ho preso quello nuovo, ho tolto le pellicoline. No, non dimmi che ho preso la misura sbagliata, zio. E ho montato il filtro a cono racing. Poi ho smontato il serbatoio. L'abbiamo fatta. Per cambiare i tubetti della benzina ormai secchi. Ho scelto la dimensione giusta e dopo 2 ore a cercare di capire cosa dovevo fare. E io come cazzo lo rimetto dentro adesso? No! Dopo 1 milione di bestemmie sono riuscito a rimontare i 2 tubetti. Adesso sono le 8, devo uscire a mangiare. Domani lo monto e lo finisco. Il giorno seguente mi sono alzato di corsa, sono tornato nel box e ho finito di montare il serbatoio. Ho fatto passare i tubetti della benzina nel telaio del monopattino e li ho attaccati al carburatore. Non ci rimane che provare ad accenderlo. Ho dovuto anche chiamare mio papà a darmi una mano. Finché... Funziona, raga! Ora, accendendolo, abbiamo fatto un piccolo danno. C'è il pompante, questo qui, che schiacciandolo si è fatto un buchino ed esce un goccio di benzina. E come è un pezzo, credo, abbastanza introvabile, provvisoriamente, buon nastro isolante nero. E see you. La prima prova del monopattino va chiaramente fatta al Monza Pizza. Ho chiamato Albi e gli altri e gli ho mandato il video di quando l'ho acceso. Subito sono tutti impazziti. Ora stanno venendo qui perché chiaramente la prima prova l'ho fatta bella ignorante. Adesso prendo il dece, raga. A few moments later. Dopotutto, non credere che il monopattino vero non abbia su motore di un tagliaerba.
Guardalo qui. È esattamente lo stesso motore. Non so nemmeno che cilindrata sia. No! È elettrico! How dare you? Domenica mattina non diamo fastidio a nessuno qua. Adesso lo accendiamo e faccio vedere la potenza. Ma tutto, sono gli alieni. Cerchi del grano. Stanno mandando un segnale. È veramente difficilissimo guidare. Puoi provare. È stato le zingheri, sono stati. Qui i problemi tecnici ai bordi. È ripreso. Si è ripreso. Tutto bello. Si appenderà cesta? Non sta dando gas il bastardo, c'ha il cagotto. Adesso glielo facciamo provare. Arriva il suo momento. Ho paura della gola, c'ha la spalla appena operata. Velocità, sono pura velocità. Sono capace di fare i burnout. Era veramente, penso, io credo che erano più di 10 anni che non lo accendevo. Sono sorpreso uno dal fatto che funziona. Non abbiamo ancora tirato l'acceleratore e tutto. Qui raga, oggi è un po' bagnato, fangosino, un po' nazzi. Infatti adesso raga faremo una sfida col Dot, il monopattino a noleggio. Andiamo in un piazzale liscio, sparo, basta il furioso. Ultimate sfida. Quindi ora raga, tra più veloce il monopattino a motore a scoppio o il monopattino elettrico? Eh? La sfida, tutti qua monopattino elettrico. Ma vediamo. Sarà mica quello che fa l'inquinamento. Sarà mica quello. Non usa il decespugliatore. Non li faccia solo elettrici. No, no? Lei che lo usa spessissimo, ci spieghi che cos'è questo mezzo? Mega Dot. Aspetta, quello, questo lo puoi usare in città. Abbiamo una batteria da 250 miliardi di watt. Attenzione. Ha grattato il codino, raga. Forcelle ammortizzate? Sì. Signori, per piacere, accendete i motori. Allora, dai te il via che sei sfigato. Vai, vieni, facciamolo in corsa. Partiamo da lì, facciamo velocità costante. Partiamo. E poi apri tutto, vai. Il suo già in velocità va di più. Vabbè, non c'è paragone, raga, cioè Yakidale ti aspetto col tuo monopattino giallo. Cos'è quella roba lì che è andato fino a Roma, il monopattino? Come, vabbè, confronto impari, secondo me. Facciamo ultima sfida per vedere, gli do 20 metri di vantaggio. Madonna. Vediamo. Basta un secondo, voglio fare anche uno sparo. Bambotto. Poi tra l'altro tu praticamente ti metti tutto davanti. Quando molli l'acceleratore alla fine fai fatica a tirarti su, no? Questa faccia soddisfatta. Sono sicuro che voi vi aspettate che lo proviamo proprio a saltare. Questo è il primo video di presentazione un po' del mezzo. Se arriviamo a 20.000 like useremo il Monza Pizza Bike Park sulle rampe. E vi dico che questa volta raga, per niente ma per niente semplice saltare dritti. Trasferiamoci da Ivo, perché va bene che batte il Dot del cavolo. Vediamo con la Surron come si comporta.
Ti batto come niente, Ivo. Non c'è paragone. Oh, cazzi. Oh sì. Prima sembravi molto potente in confronto al DOT, ma ragazzi, è ovvio che è come mettere un booster contro un 701, nel senso. Non so. No, esatto. Attento, amico. Quella bestia è enorme. Ci attacca, può far fuori 3 o 4 di noi in un attimo. Facci sentire la grande botta. Guarda, fallo giro. Sì, ma perché è freddo? Quando... Adesso taglia erba. Dove cazzo siamo? Che bordello fa, raga? Io faccio i video con il core dei miei video, moto elettriche, andiamo in giro in silenzio. Ups. Una cosa, sentite il rumore da spento? Ma già casino da spento, è incredibile. Non è elettrico neanche da spento questo coso. Serenito, scarpe bianche. Il bello è che nessuno si è messo mai il casco. io non mi fido. L'acceleratore a leva, ti viene a frenare e acceleri. Questo lavora bene, lavora benissimo. I leveraggi secondo me sono fatti benissimo. Io ti dico, siccome sei uno forte a impennare, io non sono riuscito a impennare, guarda adesso. Va bene, dai, andiamo. Primo flip drop in flat ever col monopattino a motore. Che culata, devo dire, questo giro mi è andata di culo. Filtro questi 8 euro su Amazon, vabbè. Facciamo, credo che sia la cosa più nazi da impennare del pianeta Terra. No, è impossibile, non è nazi. Ultimi minuti di silenzio. Ci siamo! Io la userò in modalità 7 su 9, giusto per non essere, non infierire troppo. Dove ti batte sto roba? Dai, te il via che non ci sento! 3, 2, 1! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. La cosa incredibile di sto coso è che quando sei così a manetta per un po' dici adesso tira via una grippa. Porco Dio. Oh, proviamo a vedere così. A uno. No, dai. Non si muove. Facciamo la stessa sfida che ho fatto con Cesta, ma al contrario. Parto 20 metri avanti. Beh. Vediamo dopo quanto mi sorpassa. 3, 4, 2, 3, 4, 9, 20, 3, 2, 1. Voglio entrare a fare un paio di curvette da qualche parte. È morto, non va più. Che puzza. Raga, direi che
il suo habitat è proprio questo. Nel senso, non è lo scassato su questo coso qui, ma è divertentissimo, vi assicuro, nei piazzali sterrati. Sì, esatto. È fighissimo, è veramente divertente. Mi raccomando, ve l'ho detto, l'abbiamo provato al Monza Pizza, ma non abbiamo voluto esagerare a questo primo giro, sennò vi facciamo vedere sempre tutto subito alla prima. Se volete vederlo saltare al Monza Pizza, siccome a sto giro, a parte qualche bagnoppettino, qualche cagata, non abbiamo fatto, likeino ragazzi, 20.000 like, saltiamo al Monza Pizza Bike Park col GoPad. 25.000 like, linea grande. No, stavo perdendo una sola, stavo perdendo 25.000 like, proviamo un flip. No, raga, no, non sei proprio tutto. No, iscrivetevi, bella.